La terza puntata del ciclo di eh, TRG Plus speciale L'Arca di Noè, dedicata al progetto eh, Le Città del Benessere, promosso dal CESNU insieme a una serie di eh, associazioni, insieme all'ASL, al comune e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, fa tappa a Coppiolo. Siamo nella pianura di Gubbio, siamo eh, all'interno dell'area dell'aratorio. Familiare, avete capito bene, aratorio eh, familiare dove si coltivano tanti prodotti della terra e dove si matura una straordinaria esperienza sociale da cinque anni a questa parte. Ecco, oggi col dottor Guido Monacelli e con altri ospiti che avremo tra poco parliamo di esperienza sociale, oltre che di sana alimentazione. Sì, esatto. Purtroppo uno degli effetti, per così dire, collaterali eh, della situazione legata a Covid-19 è stata la perdita di posti di lavoro. Quindi, questa esperienza importante dell'aratorio è, diciamo, un contributo a creare un argine anche alle nuove povertà. Quindi, noi siamo stati molto felici di inserire la loro esperienza. Ci siamo permessi poi di aggiungere un momento, un momento educativo. Solidarietà sana. Alimentazione, la sana alimentazione eh, commentata da dietisti. Organizzeremo una giornata presso l'aratorio in cui chi viene ad acquistare questi eh, splendidi prodotti, eh, appunto eh, prodotti dalla cooperativa, avrà anche la possibilità di sentire un commento nutrizionale e quindi questo è un ulteriore arricchimento dei vari passaggi del progetto. Bene, a questo punto. Impariamo a conoscere l'aratorio familiare con i protagonisti ma anche con le istituzioni e gli altri ospiti del mondo culturale e sociale. alle istituzioni in questa terza puntata di TRG Plus l'Arca di Noè siamo all'oratorio familiare Simona Minelli assessore comunale ai servizi sociali al mondo associativo che ha un riferimento in questa struttura che è un riferimento anche per il comune di Gubbio. Sì, senz'altro il nostro rapporto con l'aratorio è continuo, è di grandissima collaborazione per una serie di progetti, per una serie di eh, cose che vengono portate avanti qui. Eh, L'esempio dell'aratorio dimostra come un certo tipo di approccio, no? un certo tipo di eh, stare insieme, di fare anche vita in comune vita comunitaria sia eh, fondamentale all'interno di ogni comunità, eh, rappresenta un luogo di riferimento per tutta una serie di attività che unisce sia le generazioni più giovani, a partire proprio dai bambini che qui hanno eh, un luogo naturale anche di attività, di ritrovo, fino ad arrivare alle generazioni più, eh, più anziane, più esperte per così dire, e qui proprio no, eh, vediamo come i più anziani, con la loro esperienza anche legata al mondo eh, agricolo, dell'agricoltura, trasferiscono ai più giovani le loro competenze e quello che è il progetto L'Arca di è parte anche da questo importante presupposto, lo scambio intergenerazionale e vuole proprio avvicinare queste generazioni eh, venendo questa volta incontro forse ai più anziani, come ad esempio con il progetto che, la parte di progetto che porteremo avanti al Digipass, dove eh, ci sarà tutta una serie di incontri previsti per i più anziani volti all'informatizzazione, eh, all'alfabetizzazione informatica. Perché se c'è una cosa dove invece i giovani possono insegnare agli anziani è proprio il mondo del web e in questa fase in cui eh, purtroppo ci siamo trovati a dover affrontare quello che è stato il distanziamento e anche la solitudine. Eh, la rete per una parte, per quanto abbia aspetti a volte anche negativi, eh, è invece stato un mezzo per continuare a comunicare, per continuare ad avere accesso alle informazioni e quindi andando avanti è molto importante che anche la nostra popolazione più anziana eh, possa accedere a questo mondo e nel caso in cui dovessimo riaffrontare un eh, ci auguriamo di no, ma dovessimo riaffrontare un periodo di forte distanziamento è bene che anche i più e anziani abbiano tutte le possibilità di accedere al mondo dell'informazione e soprattutto della prevenzione. Ci spostiamo proprio a favore della struttura dell'aratorio familiare con Luca Tittarelli che coordina questo progetto. Eh, conosciamo più da vicino questa realtà nata cinque anni fa da un'esigenza sociale che è diventata però anche un riferimento eh, sia per quanto riguarda l'attività agricola di prossimità. C'è una piccola attività commerciale, ma soprattutto c'è una grande famiglia. Esatto, guarda, il termine famiglia è la, proprio, è la parola centrale. Tutto è iniziato dal desiderio di alcune famiglie di camminare insieme, eh, recuperare i tempi con i propri figli mh, e abbiamo visto che la terra da questo punto di vista è proprio un regalo grandissimo perché insegna la pazienza, il silenzio, la bellezza dei colori così. Quando siamo partiti, grazie alle, ecco, la, mh, alla struttura messa a disposizione dal comune e ai terreni messi a disposizione dalla, dalla diocesi, mh, non pensavamo poi di, mh, di aprire una, un, un piccolo appartamento di accoglienza oppure di ricevere eh, tante persone così. Però come sempre succede, quando si sta insieme poi nascono cose. Così come in una famiglia quando magari ti trovi con un figlio che magari si trova in una situazione di bisogno, poi tutta la famiglia no, è più orientata a, a prendersene più cura, così è successo qua. Eh, di fronte alle prime richieste che, che sono arrivate eh, tutti abbiamo sentito l'esigenza poi di prendersi più cura degli altri. E quindi piano piano è stata aperta un appartamentino di prima accoglienza, piano piano sono iniziate le collaborazioni con le scuole, con il carcere, con i servizi sociali, con situazioni di genitori che magari vivevano piccoli o grandi drammi familiari. Siamo qui, noi sappiamo benissimo che non è che risolviamo. Non è che risolviamo problemi, però quello che ci interessa è che le persone non si sentano sole. E quindi chiunque viene qua deve sentirsi innanzitutto profondamente accolto e questo per primi educa noi. E l'attività agricola aiuta tutto questo, è uno strumento di, per tutto questo? Allora, l'attività agricola è una parte fondamentale perché al di là delle, proprio del lavoro materiale che è la coltivazione dei campi, degli ortaggi, piccoli allevamenti, produzioni di farina, però è quello strumento, io dico sempre più educativo, eh, che permette proprio alle persone di, uso questo termine, siamo in, in campagna, proprio di rifiorire, eh, in un mondo sempre più di corsa, sempre più rumoroso, così riapproparsi di alcuni elementi come l'andare a piedi, il silenzio, lavorare con le mani, sudare, così fa proprio bene. Un'esperienza di aggregazione, un'esperienza anche di sana alimentazione. Faccio una panoramica un pochino anche dei prodotti che vengono coltivati che due volte a settimana tra l'altro sono a disposizione di chi vuole assaggiarli. Sì, qui noi, noi tutti abbiamo riscoperto innanzitutto un grande valore che è la stagionalità. Eh, chiaramente venivamo tutti dall'acquisto a supermercati dove trovi magari tutto l'anno qualsiasi tipo di, di prodotto la prima sorpresa è stata proprio riapproparsi della, della stagionalità che poi se vai a vedere è una stagionalità che è eh, strettamente collegata al tuo benessere no? perché sono gli ortaggi che servono proprio in quel momento dell'anno e questo è un fattore su cui noi puntiamo, puntiamo molto e quindi la, la nostra produzione chiaramente va dietro, va dietro alla stagione. Quindi, adesso c'è tutta la parte autunnale, poi da, da marzo si inizierà con la primaverile, e così via. E c'è un, appunto un piccolo spazio dove poter eh, conoscere da vicino il frutto del vostro lavoro? Allora, noi siamo, abbiamo ecco, questo piccolo negozietto che è aperto, anche lì è proprio va, va in base alla stagionalità. Quando chiaramente c'è più produzione è aperto più volte alla settimana, quindi fino a tre volte, poi facciamo delle cassette per le consegne a domicilio. Quando chiaramente c'è meno produzione, vedi i mesi invernali, in marzo e aprile, chiaramente è aperto un paio di volte, però questa è la logica che abbiamo sposato fin dall'inizio. Un'ultima battuta, quanto è importante in un momento di grande incertezza come questo, la pandemia? Poter avere un riferimento come questa struttura anche per chi magari non la conosce nella comunità di Gubina, ma ci ascoltano da tutta l'Umbria nella comunità regionale. Allora, noi ci siamo sempre più accorti di essere come delle sentinelle sul territorio, con la premessa che non siamo, ecco, questo è fondamentale, noi non risolviamo il problema, però sentinelle che significa che quando una persona vive un problema, eccetera, sa magari dove poter rivolgersi. Allora a quel punto scatta l'importanza della rete, perché a quel punto il contatto con, con, la, con la Caritas, con, con, la, con il comune, eccetera, permette poi di guardare alla persona e capire que, per, quale percorso può fare. È chiaro che il, questa situazione di crisi così... Eh, legata magari al Covid, però parliamo è già da anni eh, che ci portiamo dietro così, ha messo ancora più in evidenza situazioni anche latenti. Noi quella che tocchiamo più con mano... Chiaramente partiamo molto spesso da problemi reali, concreti, Babbi, babbo che hanno perso il lavoro, anche giovani magari che hanno perso il lavoro eccetera, però questo sfocia sempre più in problematiche relazionali. Le persone proprio di fronte a delle certezze che cadono tendenzialmente si sentono molto sole e l'importanza in queste situazioni è proprio fare in modo che le persone non si sentano sole ma che si sentano parte di una comunità, se la comunità c'è. Qui all'aratorio familiare non possiamo perdere l'opportunità di chiedere un parere, un'opinione al professor Franco Contaldo, Università Federico II di Napoli, eh, un guru della, eh, della scienza nutrizionale in un contesto, magari ne esistono tanti, magari ne conosce tanti, ma che non può non destare curiosità sul piano sociale, ma nel, so, nel suo caso anche sul piano scientifico. Ma no, non curiosità, ammirazione direi. Quando si crea un circolo virtuoso si hanno dei vantaggi a tutti i livelli, a livello educazionale ma anche a livello de della salute individuale. Quello che si diceva prima, eh, avvicinarsi alla stagionalità dei prodotti è un elemento molto importante perché garantisce la varietà nell'alimentazione, è quello essenziale per un buon stato di nutrizione. Quindi questa esperienza ha anche un risvolto diciamo, tecnico che nasconde però qualcosa di molto prezioso. Riguardo proprio la varietà alimentare che garantisce un buon stato di nutrizione. Ha dato un'occhiata a queste così, coltivazioni, cosa l'ha incuriosita di più? I peperoncini, le melanzane, i cavoli, un po' tutto. Certo. Siamo pronti ad assaggiarlo, insomma, certo, certo. <ride> Ritroviamo quest'oggi anche Isabella Dalla Ragione, Archeologia Arborea perché l'aratorio rappresenta così un'esperienza che sul piano anche sociale può essere una risposta, come lo è per esempio su quello eh, della riscoperta di antiche coltivazioni e archeologia arborea. Sì, questa è un'esperienza secondo me esemplare perché eh, ritroviamo tutti gli elementi che ci siamo detti nel passato, eh, che erano elementi importanti per, eh, per rispondere a tutte queste emergenze che abbiamo. Quindi un'agricoltura, una piccola agricoltura di prossimità, fatta da tante persone diverse, quindi la diversità come inclusione eh, quindi, e rispetto per le varie tradizioni, per le varie diversità che ci possono essere tra le persone e questo è secondo me il grande valore sociale dell'agricoltura, non dell'agroindustria ma dell'agricoltura fatta sui terreni eh, locali, quindi su terreni che vengono rispettati anche, quindi agricoltura biologica ovviamente. E secondo me questo è un esempio, un esempio proprio da, da, su cui riflettere questo, questo territorio. Vogliamo lasciare un po' di sorpresa per la prossima puntata, dottor Guido Monacelli? Sì, sperando di non avervi annoiato fino ad oggi. Lasciamo un po' di suspense su quello che sarà l'argomento della prossima puntata che sicuramente sarà molto, molto interessante e pratico, però non mettiamo un titolo oggi, accenderemo insieme la candelina della prossima puntata. In attesa della prossima puntata magari possiamo leggerci il libro del professor Contaldo che ringraziamo di essere sì, stato con noi. Assolutamente sì, ricchissimo, pieno di contributi, non solo la pandemia ma una riflessione molto molto ampia sulle, eh, sui destini di questo mondo, di questo momento particolare storico. Con una speranza sul futuro, il professore nell'ultimo capitolo parla della nuova era, l'eco-cene. Quello che stiamo facendo io credo va in questa direzione, quindi scopriamo sul libro del professore di che si tratta. L'appuntamento ovviamente ai prossimi giovedì con l'Arca di Noè all'interno dello spazio TRG Plus insieme al dottor Guido Monacelli e tanti ospiti che arricchiranno questi spazi.